Se hai aperto questo video, probabilmente è perché il Natale o le feste di fine anno per te sono fonte di tanto stress o di ansia o magari anche di tristezza. Beh, sappi che non è importante. C'è una soluzione anche per questo. Oggi non ti chiederò di sdraiarti o di sederti, come in una delle solite meditazioni. Puoi ascoltare questo video anche mentre fai qualcos'altro. Puoi metterti le cuffie, fare una camminata. Insomma, ascoltami quando hai voglia e soprattutto quando hai tempo. Spero di poterti dare una nuova visione, un nuovo modo di vedere e di vivere questo periodo dell'anno. Come sappiamo entrambi, ci sono vari elementi che possono portare tanto stress in questo periodo. Ad esempio la corsa ai regali, o il pranzo o le cene coi parenti, o magari la cosa che non sopporti di più è vedere la neve nelle strade, la neve in città, la neve che rende difficoltoso andare in giro. O forse sono le decorazioni di Natale che non sai nemmeno tu perché ti rendono triste. Sai che dovrebbero renderti felice, ma eppure ti rendono triste. Sappi che tutto in realtà è determinato dal modo in cui vedi le cose. Cosa decidi di raccontare a te stesso? Al giorno d'oggi c'è una cosa molto importante che gli adulti tendono a non fare più, ed è stupirsi. Ad esempio con la neve. Quando è l'ultima volta che ti sei stupito vedendo la neve cadere? Anche in città. Non devi trovarti per forza in montagna per apprezzare la neve. O ad esempio, quando è l'ultima volta che hai fatto un regalo col cuore? Quando è l'ultima volta che sei andato fuori a comprare qualcosa pensando veramente se potesse piacere o no alla persona a cui stavi facendo questo regalo? Quando è l'ultima volta che sei stato veramente presente nelle conversazioni con i parenti a tavola? Il Natale può essere uno dei periodi più belli della tua vita. Tutto dipende da quanto decidi di stupirti e da quanto decidi di essere presente. Stare in mezzo alle persone, vivere i momenti e vivere questi momenti soprattutto essendo presente è molto importante, perché alla fine la nostra mente è fatta di ricordi. Questi momenti sono passati, ciò che ci resta sono proprio i ricordi. E sono proprio loro ciò che raccontiamo a noi stessi, ciò che ci rimane, ciò che questo periodo ci lascia dentro. E
probabilmente ci sono stati molti Natali, molti, che si sono ripetuti nello stesso modo, in un modo che a te non è mai piaciuto probabilmente, e non l'hai fatto apposta, non hai mai voluto viverli così. L'unico modo per poter cambiare questa cosa penso che sia proprio cambiando il ricordo che hai del Natale, cambiando ciò che per te significa il Natale. E so bene che possa sembrare un grande sforzo, ma se tu non decidi di fare questo piccolo sforzo, questo piccolo passo, continuerai a provare stress, continuerai a provare ansia e probabilmente continuerai a sentirti sempre meno presente in questo periodo, quasi come se ogni volta a dicembre, senza volerlo, tornassi ad ascoltare quella canzone che non ti piace. E ti capisco che da solo sia difficile capire come poter cambiare il disco, come poter ascoltare qualcosa di nuovo. A volte abbiamo solamente bisogno che qualcuno ci mostri come fare. A volte ci riusciamo da soli. A volte no. Ma non c'è nessun problema. Tutto ciò dipende da ciò che tu preferisci fare. Ma se hai aperto questo video probabilmente è perché sei stanco. E allora ti chiedo, perché non iniziare a vedere le cose in un modo diverso? Perché non provi questa volta a essere presente durante il Natale? Prova a spegnere un attimo i tuoi pensieri negativi. Prova a essere presente a tavola coi parenti. Prova a stupirti con la neve, quasi come un bambino. Prova a fare un regalo col cuore, dopo tanti anni. Magari, con un piccolo gesto, le cose cambieranno. E anche questo periodo potrebbe cambiare per te. Io ti auguro di passare questo nuovo Natale nel miglior modo possibile. Noi ci rivediamo al prossimo video. Buon Natale.